single day I'm gone, baby. Buongiorno a tutte ragazze e ragazze, bentornati sul mio canale. Oggi un video speciale in collaborazione con la mia carissima amica Rossella del canale Logico Bio. Come sempre vi lascio giù nell'info box il video e il canale di cui sto parlando e con cui collaboro. Sono molto molto contenta perché Rossella è veramente una ragazza super super carinissima, ci sentiamo anche in privato, abbiamo fatto la fiera del Sana insieme, quindi sono super contenta di fare questo video con lei. È una ragazza che ha la stessa mia passione beauty, non si perde nei fronzoli, abbiamo sempre tanti argomenti di cui parlare, mi piacerebbe tantissimo se crescesse un po' di più perché merita davvero. È semplice, non è marchettara e siamo sulla stessa lunghezza d'onda, con le età differenti. Se mi vedete i capelli sparaflesciati è perché ho fatto oggi una super super annata di 5 ore e quindi questo è l'effetto, senza balsamo né niente, sono un po' a cazzo di cane. Comunque, oggi vi presentiamo il video sui primi amori, quindi l'amore al primo utilizzo di alcuni prodotti. Ovviamente ogni mese non possiamo avere sempre prodotti che ci fanno innamorare, ma quando capita ve li faccio vedere. Infatti non sono tantissimi prodotti e questo non è il video dei top e flop, ma dei super top che sono entrati in questa categoria proprio perché mi hanno fatto innamorare da quando li ho aperti. Dunque partiamo subito. Il primo prodotto che mi sta piacendo tantissimo è questo scrub di Eclab o Eco Laboratoire, adesso non so come si chiama. È uno scrub alla mandorla con l'olio di mandorla all'interno, quindi è uno scrub che contiene 99,2% di ingredienti naturali, non ha parabeni, silicone, sless. È uno scrub in pasta zuccherosa, come potete vedere all'interno contiene della polvere di mandorla tritata che svolge un'azione sfogliante. Profumazione di mandorla pazzesca, non è una mandorla cosmetica, è proprio una mandorla vera, naturale, buonissima. Se non vi piace la mandorla lasciate stare, ma se vi piace fiondatevi a prendere. Se mi ricordo vi lascio il link dove l'avevo del video dove avevo acquistato questi scrub, perché sotto quel video c'è il link al sito dove ho trovato tantissime referenze. È uno scrub pazzesco che mi ha fatto innamorare subito. Innanzitutto è uno scrub fantastico perché aderisce perfettamente sul corpo, ma subito, anche se siete grondanti gocciolanti, si trasforma in una pasta che si spalma benissimo sul corpo e ha questi questa mandorla tritata di diverse dimensioni che vi permette di fare uno scrub completo, come vi posso dire, completo e uniforme sul corpo, non graffia ma comunque bello presente e conciso come scrub, perché non è un gommage, non è un peeling, è uno scrub e io confermo. Si sciacqua anche molto molto facilmente, nonostante sia una pasta che è ben aderita sul corpo, si sciacqua veramente facilmente e vi lascia una pelle pazzesca, liscia e levigata, fantastico. Questo scrub non vi lascia la pelle idratata o nutrita, nonostante all'interno abbia tantissimi oli, ma allo stesso tempo non ve la va a seccare assolutamente o tirare. Mi piace veramente veramente tantissimo, ne basta relativamente poco perché è una pasta che si espande facilmente senza cascare per terra nella doccia o nella vasca, quindi ottimo, cioè a me fa impazzire questo scrub. Qua dice che è uno scrub che riscalda, questo non è uno scrub che riscalda, però la funzione dello scrub è ottima. Invece per i capelli, allora vi dico già che mi sono innamorata di una maschera di Natura Equa. Sapete già i miei rapporti con Natura Equa e sapete i miei rapporti, cioè il mio rapporto di capelli con i prodotti di Natura Equa, che non ci hanno azzeccato quasi mai. L'unico prodotto che mi è piaciuto forse è quello, il balsamo al baobab. La maschera al cocco mi ha fatto cacare, il balsamo all'alizé è stato il mio incubo. Questo mese ragazze mi sono innamorata di questa maschera, non so come mai. Maschera capelli ristrutturante all'alga bruna. Questa è una maschera di 250 ml di prodotto, la potete trovare su tutti i siti. Questa non è una di quelle maschere certificate,
ma sapete che Natura Equa ora è certificata. Mi piace tantissimo questa maschera perché ha una profumazione delicata e questa consistenza budinosa, sì, è burrosa, ma quando la si preleva non è super super densa, unta, tipo carica di oli, ma si sente la presenza proprio di questa sofficità, di questa acquosità, passatemi il termine. Oltre all'estratto di alga bruna contiene olio di argan bio e proteine idrolizzate di riso, infatti non è una maschera iper iper ricca, ma mi piace tantissimo. Innanzitutto è una delle poche maschere che ho notato che viene consigliata di tenere in posa 15-20 minuti, e più se la tiene sul capello più benefici si ottengono. Veramente pochissime maschere riportano questa informazione, ma io già a prescindere, quando faccio una maschera per i capelli li tengo 20 minuti, mezz'ora, quanto tempo ho, perché mi piace che i capelli prendano tutti gli attivi, e se la maschera è buona male non fa, nel senso che poi non appesantisce i capelli, non ve li sporca, eccetera eccetera eccetera. Questa è una di quelle maschere che mi ha colpito perché ha una buona azione idratante e districante sul capello. Quando lo applicate subito sentite che il capello, i nodi si stanno sciogliendo, cioè proprio la mano scorre tra i capelli. Io non uso il pettine sotto la doccia, quindi mi districo i capelli sempre con le mani e poi la lascio in posa. Quando sono andata a sciacquare questo prodotto, una cosa pazzesca, oltre al fatto che mi ha lasciato i capelli super super leggeri, scusate, ariosi, veramente bellissimi, proprio da toccare, erano anche super super morbidi e lisci, come se stesse toccando della seta. Mi ha chiuso perfettamente tutte le squame dei capelli, me le ha idratate senza andare ad appesantire, e mi dà una lucentezza pazzesca. E questa lucentezza dura nei giorni, fino al giorno del lavaggio, quindi non mi va a sporcare i capelli, ma mi dà questo bellissimo effetto di capelli sani, mantiene questa idratazione tra uno shampoo e l'altro che mi fa impazzire. Nonostante abbia un inch, è veramente semplice, non è che si presenta con 800.000 attive e poi non fa un cazzo, cioè è una maschera che ha pochi attivi ma funziona davvero, e mi ha fatto letteralmente innamorare. Il profumo paradisiaco, ma la cosa che mi colpisce è proprio l'effetto di capelli sani, di questa leggerezza, di questa luminosità che mi veramente mi fa impazzire. Mi rodo un po' a mettere, ma questo è un ottimo prodotto di Natura Equa. Poi passiamo invece al viso, vi mostro un prodotto che mi fa letteralmente impazzire, che continuo a utilizzare solo questo prodotto, e sto parlando di Detox Latte Micellare Struccante e Purificante con carbone vegetale da bambù di Fitorelax Bio, certificato ICEA. Questo è un prodotto biologico che contiene all'interno l'efficacia del carbone vegetale, fiori di pesco che svolgono un'azione detox anti-pollution. Poi nell'inci troviamo anche l'aloe, che comunque è molto delicata, l'olio di germe, l'olio di girasole, tocoferolo e niente. E poi ci sono altri conservanti, emollienti, eccetera eccetera. Questo prodotto si presenta come un latte micellare struccante, quindi da utilizzare sugli occhi per struccare gli occhi e viso, e stiamo parlando di un trucco del genere, quindi un trucco carico, un trucco non bio, e vi posso già garantire che questo prodotto strucca, ma strucca meravigliosamente senza andare a bruciare gli occhi. Il colore di questo latte è questo, tipo grigio antracite, di profumazione molto simile a tutti i prodotti di Fitorelox. Io non so perché sento la profumazione di avena, e questo prodotto è veramente bellissimo. Io faccio un bel po' di pushate, quindi ecco, per struccarsi non posso dirvi che ne basta pochissimo, ne basta. Lo applico sul viso asciutto, comincio a massaggiare e scioglie quasi subito tutto il trucco. La cosa bellissima è che non va assolutamente a bruciare gli occhi, strucca perfettamente tutto il make up, anche il mascara non bio. Io lo applico, massaggio dall'alto verso il basso, poi prendo una spugnetta bagnata e rimuovo il prodotto con molta molta delicatezza. Non mi ha mai provocato bruciore, sapete che io ho gli occhi sensibili, quindi aiuto.
non mi ha provocato bruciore, mi ha sempre deterso in maniera stupenda anche gli occhi, e poi una volta che sciacquo non mi lascia nessuna patina unta grassa. Veramente si sciacqua facilmente e non lascia la pelle che tira. La cosa che mi ha sorpreso di più è veramente questo effetto struccante sugli occhi, tant'è che io bypasso a volte i passaggi di salvettine e acqua micellare e vado direttamente con questo. Ovvio, questo non è l'unico prodotto che utilizzo e non vi basta per detergere il viso. Dopo vi consiglio un prodotto a contrasto, un prodotto che fa schiuma per rimuovere gli ultimi residui, ma questo veramente vi toglie quasi tutto. Io, 90% di trucco, questo prodotto lo toglie e mi lascia la pelle morbidissima. Poi l'effetto detox non saprei, so solo che non mi ha provocato nessuna irritazione, nessun fastidio alla pelle, non mi ha fatto uscire dei brufoli, mi ha sempre deterso perfettamente la pelle, quindi io con questo prodotto sono tranquilla ed è un prodotto che io consiglio soprattutto alle persone che vogliono fare la doppia detersione oppure alle persone con la mia stessa tipologia di pelle, perché non è un gel struccante, è un latte struccante, quindi chi non si vuole schiodare dal latte detergente, questa è un'ottima alternativa, è estremamente estremamente coccoloso. Poi passiamo al tonificare il viso. Ci sono due prodotti che mi hanno fatto impazzire. Il primo è questa acqua termale di Olisée. Di questa acqua termale ho sentito parlare tanto da una mia amica Roberta del canale Robirom. E quando l'ho trovata l'ho voluta subito provare. Tantissime persone, diciamo, sottovalutano, non ci fanno caso alle acque termali. Alcuni pensano che siano inutili, per me sono estremamente utili e io riesco a sentire molto la differenza. Per esempio, quella di Avène è estremamente, estremamente lenitiva, ma non fa nulla di più. Quella di Yonzaka è un'acqua purificante perché è un'acqua un po' più salina, quindi un po' più astringente. Quella di Repole è fantastica perché va sia a lenire che compattare la pelle, la va leggermente a defaticare. Questa la trovo lenitiva e rinfrescante, ma non rinfrescante perché oddio ho caldo e quindi la applico sul viso, rinfrescante perché proprio va a rinvigorire il viso, oltre al fatto che ha un'azione estremamente lenitiva proprio perché io lo utilizzo subito dopo aver struccato il viso, quindi dopo tutti i passaggi prima del tonico lo applico sul viso e lo faccio asciugare. Ha una erogazione perfetta perché è una nuvoletta, quindi non la sentite, non vi spara in faccia, non vi bagna, quindi si potrebbe benissimo utilizzare sopra il trucco, almeno la mia funziona bene. E si assorbe subito, cioè non sentite il bagnato sul viso, sentite già il prodotto che si assorbe, ma ci mette veramente pochissimo. Quindi è un prodotto che mi piace moltissimo. Questo prodotto lo potete trovare da Caddis, è anche un prezzo molto molto contenuto. Io mi trovo veramente benissimo. Qua dice idrata, tonifica e rinfresca, spruzzo fine. Sul tonificare e rinfrescare sì, su idratare no, perché avendo la pelle secca e quando sento la necessità, quando lo applico sì, si assorbe, però comunque l'effetto di tiraggio lo sento, sento che ho bisogno di qualcosa di più, quindi per la pelle secca non è il massimo, ma per il resto è un'ottima ottima acqua. Come tonico invece, un prodotto veramente stupendo, ma non avevo dubbi perché è un prodotto di cui non parla nessuno, è un marchio che non fa tantissimo marketing in giro, ma si concentra moltissimo sui prodotti, sugli attivi. E poi quando ho letto appunto gli attivi, ragazze, è fantastico. Sto parlando del tonico viso di Mashara. Un brand abbastanza high cost, diciamo che un tonico va sui 20 euro, 22, quindi ecco, capisco anche perché non se ne parla molto, visto che siamo sempre alla ricerca dei prodotti che costano poco ma che funzionano. Io vado un po' ovunque e diciamo che questo è con olio d'oliva biologico e olio di fico d'India. Sapete, vi avevo già preannunciato che l'olio di fico è estremamente estremamente rigenerante, ricco di acidi grassi, è molto più potente dell'olio di argan. E poi l'olio d'oliva, anche lui è un estratto pazzesco. Questo è testato al nickel, certificato IAB, lo potete trovare su Mente Rosmarino. È un prodotto che mi piace tantissimo perché contiene all'interno anche il succo di limonene. No, che cazzo dico? Limonene, stavo leggendo l'inci. Il succo di limone, del argano, l'olio d'oliva biologico e l'olio di fico d'India.
che enfatizza la qualità del prodotto. Non ha assolutamente profumazione, almeno io non la sento. No, forse leggermente dolcino. Ha questo foro d'uscita, il tappo che io ho rotto perché inizialmente era duro e tutte le volte fai e l'ho scassato. Quando ho cominciato a utilizzare sul viso ne basta veramente poco, se no un po' l'ho sprecato e un po' fa un po' di schiumina che può diventare fastidiosa, ma se applicate in quantità giusta devo dirvi che è fantastico. Ho sentito subito la pelle idratata, subito la pelle compatta e anche questo più fresca. Infatti questo tonico, poi quando sono andata a leggere la scheda tecnica di questo tonico, le sue funzionalità appunto erano idratare e rivelare la luminosità naturale della pelle. Io questa cosa l'ho notata subito. Ovviamente non sempre il prezzo giustifica la qualità, ma in questo caso sì, perché l'effetto si vede subito. È idratante sì, ma non è pesante, quindi potete tranquillamente andare avanti con la vostra skincare, non è appiccicoso, è estremamente piacevole sul viso e proprio la pelle se la beve, cioè io lo sto amando questo tonico. Non è molto pesante, quindi secondo me è adatto a tutte le tipologie di pelle, ovviamente dosato in giusta quantità. Questo è uno di quei tonici che non vanno applicato taniche e taniche perché non serve, funziona già con pochissimo prodotto. Ottimo, ottimo, ottimo. Penultimo prodotto che ha preso il posto del mio prodotto del cuore, sto parlando del tonico di Benton alla bava di lumaca, acido salicilico e tè rosso. Sapete che ho amato tantissimo quel tonico perché è un tonico che quando ho bisogno c'è sempre, mi risolve tutte le magagne. Scusate. A questo giro ho aperto Centella Multi Lotion Natural Aroma Therapy di Pure Forest. Questa è una mist, è una lozione per il viso che ho trovato nella box coreana di Facetory, che ho scoperto che viene mandata ogni 3 mesi, quindi tra un po' mi dovrebbe arrivare. Questo è un prodotto, non è certificato, ma ha 94% di ingredienti naturali, ha un inci molto molto buono, è molto lungo. Vi posso solo dire che adesso non vi sto a leggere perché alcuni diciamo attivi non li conosco, perché sono attivi coreani appunto, ma vi posso dire che ovviamente contiene al primo posto l'acqua di centella asiatica, poi contiene la macadamia, poi l'olio di camelia, poi contiene l'acqua di camelia, il tiglio, il tea tree oil, tocoferolo, acido ialuronico, contiene anche il cetriolo, insomma ha un inci veramente veramente lunghissimo. Ovviamente all'interno troviamo anche un po' di alcol eccetera eccetera, ma mi piace da impazzire, cioè questo è un prodotto che mi piace da impazzire. Qua lo indica nel terzo step di skincare coreana, quindi dopo il tonico, come se fosse una essence. Io pensavo che fosse proprio un prodotto liquido tipo un tonico, invece è proprio un gel cremoso diciamo, perché è una crema gel che si assorbe veramente super super velocemente. Ha una buonissima profumazione di tea tree oil, quindi se non vi piace tea tree oil lasciate perdere, e vi lascia la pelle subito idratata perché vi dà questo senso di idratazione, di freschezza, ma allo stesso tempo vi va a compattare la pelle. Ma questo non è il suo scopo è andare a compattere, contrastare le macchie e andare a purificare la pelle dove ce n'è bisogno. Quindi questo è un plus di questa lozione, perché oltre a fare veramente l'effetto antimacchia, per esempio, se io ho un brufolo che è rosso perché continuo a toccarlo e voglio schiacciarlo ma non lo schiaccio, e sapete, andate sempre a pigiare col dito perché vi dà fastidio, io alla sera lo applico. Al mattino non è che è sparito il brufolo, c'è il brufolo però è diminuito e la zona non è assolutamente rossa, quindi mi va a sfiammare quel brufolo, mi va a sfiammare proprio la pelle dove è in uno stato di scomfort, diciamo, anche dove ho l'irritazione, nonostante contiene il tea tree oil, è estremamente confortevole sul viso perché non brucia assolutamente, ma mi va proprio a curare la pelle, a questo effetto curativo
antimacchia e allo stesso tempo idratante sul viso e levigante, perché proprio lascia la pelle super super levigata e non mi sembra che contenga dei siliconi. Perché appunto è un prodotto naturale made in Corea, quindi ha questo effetto levigante pazzesco. L'unica cosa è che bisogna utilizzarlo alla sera, non tutti i giorni ma solo al bisogno, e poi al mattino successivo mettere la protezione solare, perché tea tree oil comunque è abbastanza in alto in ince. Sapete che il tea tree oil può provocare le macchie se andate a un'esposizione solare subito, a parte che adesso il sole non è che lo vediamo sempre, però sperando di non avere il rossetto sui denti. L'ultimo prodotto, che anche questo è un prodotto che non ha assolutamente chissà che cosa nell'inci, ma è un prodotto che mi sta piacendo tantissimo, e sto parlando di emulsione leggera Reactive di Yonzak. Praticamente questa è una specie di cremina di Yonzak adatta per le pelli da normale a miste. Quando ho provato il campioncino di questa crema era pesantissima su di me, cioè pesantissima. Allora avevo pensato, quando arriverà la stagione fredda la utilizzerò, e invece quando l'ho aperta, perché poi l'ho acquistata eccetera eccetera perché mi era piaciuta, sono 40 ml di prodotto in questo tubicino con il suo airless. Quando poi l'ho cominciato ad utilizzare mi è piaciuta un sacco, perché è una crema emulsione, quindi è super super leggera, vedete? Cioè è leggerissima come crema, che può ingannare, perché uno dice, ah sì, leggera, mettiamola pallettate. No, ne va messa poca, non fa assolutamente scia bianca, ma inizialmente vi unge la pelle, cioè proprio quei 2-3 secondi vi lascia la pelle estremamente, estremamente unta, grassa, che ne ha più ne metta. Infatti all'inizio ho detto, ma che cagato ho preso? Poi si assorbe e sparisce, ma allo stesso tempo lascia un... come vi posso dire, una barriera sul viso che voi percepite, ma non è che si vede, non è che si percepisce al tatto, ma vi lascio questa sensazione di barriera, ma non nel senso negativo, ma nel senso che vi sembra che la vostra pelle effettivamente ha questa barriera che vi può proteggere dal freddo, dal vento al mattino, cioè vi dà questa sensazione di una crema protettiva. Infatti lo è una crema pensata per calmare e lenire le pelli super super sensibili, e senza profumazione, perché anche il profumo può dar fastidio, ma allo stesso tempo crea una bella barriera sul viso non risultando grassa, è un'ottima base per il trucco, cioè praticamente un controsenso da una cosa all'altra, ma questa crema fa così. Poi si assorbe, vi lascia la pelle completamente opaca, non vi va a lucidare, e soprattutto ha una giusta quota di idratazione che serve in questo periodo, non troppa perché non fa ancora molto molto freddo, ma neanche poca perché al mattino comunque si gelano le palle. A me, da me sì, ci sono 4 gradi, e quindi questa crema crea una barriera protettiva. Quando non la metto per esempio al mattino, ma uso un'altra crema che mi piace, però quando entro in macchina o in pullman e c'è l'aria condizionata calda, magari sparata a bomba, mi tira la pelle. Quando ce l'ho su non mi tira la pelle, quindi questo effetto protettivo io lo sento. Ovviamente sono sempre meno rossa quando lo utilizzo, quindi sono perfettamente d'accordo sul fatto che proprio ha questa azione lenitiva, crea questa barriera strana. Mi ci trucco tranquillamente sopra e a me sta piacendo. Non è una crema piena di attivi, non è una crema che vi promette il mondo, è una crema semplice che tra l'altro contiene, vabbè, l'acqua termale, contiene la malva, contiene la mamelis, contiene l'artemisia, la lavanda, e poi dopo ci sono ovviamente tutti i conservanti e, eccetera. Ah sì, poi alla fine contiene anche tocoferolo, acido lattico e l'olio di girasole, quindi ha sia la quota acquosa sia la quota diciamo lipidica che serve alla vostra pelle. Sono perfettamente d'accordo che è adatta alla pelle normale mista, perché dopo un po' non la sentite proprio sul viso e vi lascia proprio il viso asciutto nonostante abbia questa barriera protettiva presente. Non so come spiegarlo, spero che mi riusciate a capire, e mi trovo benissimo. Sono 40 ml di prodotto per le pelli estremamente reattive, perché anche in questo caso ragazze è vero che è un prodotto bio, ma spesso anche i prodotti bio troppo carichi
nel cambio di stagione sulle pelli sensibili anche come la mia può essere troppo, perché il prodotto sembra troppo puro, troppo carico di cose, la nostra pelle impazzisce, non riesce a capire che cavolo deve fare. Quindi a volte io trovo delle soddisfazioni anche utilizzare un prodotto che ha due strati in croce ma che funziona. Non dico che quelli che hanno tantissimi attivi non funzionano, funzionano, ma già quando la pelle è bella preparata e non così vulnerabile. Quindi io ve la consiglio, anche se so che Yoon Zak non piaccia tanto. E niente ragazze, il mio sproloquio è terminato, spero di esservi stata utile. Mi raccomando, fatemi sapere se avete già se conoscete già Rossella, perché io sono super emozionata di fare questo video con lei. Se vi fa piacere passate da lei, perché è una ragazza carinissima. Io ti ringrazio Rossella per questa collaborazione, vi mando a tutti un grandissimo bacione. Fatemi sapere ovviamente se avete già provato questi prodotti. Non fate caso ai miei capelli che sono sparati oggi, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima.